Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi un video chicchiericcio, un po' particolare. È un video che ho visto su un canale americano che seguo, che è il canale di Ellie Glines. È un video tag dove appunto ci porta un po' indietro, un po' nel tempo, dove ci permette di, tra virgolette, scoprirci un po', perché comunque è un video tag dove si racconta un po', diciamo, del mondo del make-up che abbiamo in tutti questi anni praticato. Diciamo che io ho un po' tradotto le domande un po' a modo mio, vediamo un attimo, sperando di non aver fatto qualche gaffe. Vi metto comunque giù nell'info box tutte le domande, così magari se volete anche voi farlo, ripeterlo questo video tag, sarebbe veramente molto carino per conoscerci anche un po' meglio, perché comunque tante cose voi non sapete di me e io altrettanto di voi. Quindi sono 21 domande, quindi direi di iniziare subito. Qual è il prodotto di trucco più vecchio della tua collezione? I prodotti più che altro, perché comunque ne ho tanti che ho comprato nel corso degli anni, iniziando comunque dalle collezioni che uscivano, tipo quelli di Kiko, quelli di Wycon, che però poi col passare degli anni sono andata un po' a sminuire, perché poi ho acquistato altro e quindi ho messo un po' da parte le collezioni in sé per sé, ma andavo comunque a comprare pezzi singolarmente. Vi faccio l'esempio delle Sleek, le palette Sleek. Le palette Sleek le vendeva la Sephora a 9,90 euro. Palette economiche, per venderle Sephora, non è da Sephora. Difficilmente si trovano palette economiche. Palette come quelle che praticamente sono palette che avevano, io le ho quindi. Hanno dei colori alcune sgargianti veramente fluo, altre più tenue, dei toni caldi, freddi, insomma un po' di tutto. Poi ho smesso di acquistarli perché veramente stavano diventando tantissime e quindi diciamo che quella è stata una delle prime mie collezioni, ecco, che ho fatto. E quindi è stato il mio tra virgolette più vecchio trucco da collezione. Numero 2, qual è il tuo ultimo acquisto di trucco? Il mio ultimo acquisto di trucco sono stati un po', diciamo, quelli che ho fatto col Black Friday, quindi la palette di Too Faced che avete già visto un paio di volte, oppure quella di insomma di Urban Decay, di Pat McGrath, insomma veramente un po' di cosine nuove ci sono state. Qual è il primo prodotto per il trucco che hai mai usato? La cipria. La cipria. E che cipria, ragazze mie, perché io acquistavo la cipria, non mi vergogno a dirlo, perché comunque io all'epoca dei fatti andavo a lavorare, io dopo i 18 anni ho iniziato subito a lavorare, quindi i trucchi li compravo con i miei dindini e quindi mi compravo le cipria al mercato e mi trovavo anche bene. Tant'è che quando iniziai a capire che mi trovavo bene, iniziai a fare anche scorta di questa cipria. All'epoca si chiamava la cipria numero 0 ed era veramente bianchissima, ma faceva un effetto opaco, un effetto vellutato, sembrava veramente di alta qualità. E per un po' di anni, quando vi parlo ovviamente di quando ero ragazza,
dai 20 anni in poi, ho acquistato sempre questa cipria che poi, vabbè, col passare degli anni non l'ho neanche più trovata, per cui però mi sono veramente trovata sempre bene al primo utilizzo, veramente. Numero 4. Qual è una tendenza del trucco che amavi ma che ora odi? Una tendenza forse quella che si metteva la matita al bordo labbra più scura rispetto al rossetto. Io personalmente non l'ho mai utilizzata questa combo in questo modo perché non mi piaceva e quindi automaticamente non mi piaceva neanche su me stessa. Ma che oggigiorno c'è ancora qualcuno che la utilizza questa combo e non mi piace. Non mi piace assolutamente. Poi, numero 5. Qual è una tendenza del trucco che odiavi ma che ora ami? Non odiavo nessuna tendenza in particolare, sinceramente, quindi no, nessuna. Numero 6. Qual è il passaggio preferito nella tua routine di trucco? Ne sono due. Sono gli occhi. Quindi ombretti, mi piacciono i colori sfumati, mi piacciono i colori particolari, mi piacciono le sfumature fredde, ma nello stesso tempo mi piacciono quelle calde. Mi piacciono i prodotti labbra, ovviamente, e quindi mi piacciono le tinte, mi piacciono i rossetti, sia ovviamente color freddi, caldi, ma ovviamente anche color nude, che quelli in una routine di make-up non può mancare. Poi, numero 7. Qual è un prodotto per il trucco di cui non puoi vivere senza? Senza, forse il fondotinta. Forse il fondotinta. Ma non perché io abbia chissà che problematiche al viso, ma perché mi vedo molto ovviamente il viso, avendo non più una pelle giovane, mi ritrovo un viso più levigato. Quindi mi piace molto l'effetto che fanno i fondotinta matte, abbinato ovviamente alla cipria adatta, con un bel make-up ovviamente, come si ha bisogno, ecco. Comunque il fondotinta. Numero 8. Cosa ha suscitato il tuo amore per il trucco? Diciamo che io non ho seguito qualcuno in particolare, anche se all'epoca dei fatti già c'era Clio, quindi lei era quella che un po' tutte seguivano i suoi consigli di make-up. Io la seguivo e non la seguivo anche perché io non compravo tantissimo make-up, anzi quasi nulla per la verità quando avevo 20 anni. Compravo poco e al mercato, quindi tante cose non me le potevo ancora permettere, e per cui diciamo che mi truccavo pochissimo perché comunque io andavo a lavorare, quindi tutta la giornata, per cui non avevo neanche il tempo materiale di truccarmi un po' più particolare come faccio adesso, per esempio, nonostante io a fine giornata mi vedessi con il mio ragazzo, ovvero il mio attuale marito. E quindi diciamo che il fatto di volermi truccare è nato poi piano piano nel corso degli anni. Numero 9. Qual è il peggior trucco che hai mai fatto? Non lo so, sinceramente, perché io cerco sempre di farli bene e se non mi piacciono, se magari vedo un risultato che non mi piace, mi strucco e rifaccio tutto da capo, ecco. Però cerco di evitare, perché comunque mi piacciono molto i passaggi per quanto riguarda quelle sfumature per gli ombretti, quindi per evitare disastri cerco di essere precisa e attenta.
Numero 10. Qual è il tuo trucco preferito che hai mai fatto? Vabbè, io mi sembra anche di aver già risposto anche in un'altra domanda. Mi piacciono i trucchi sia caldi che freddi, quindi cerco sempre di, anche se a volte vorrei cambiare colorazioni per quanto riguarda gli ombretti. Alla fine ricasco sempre o sui toni del viola o sui toni sui toni caldi, quindi sui toni del mattone, oppure vado direttamente sul naturale. Quindi difficilmente faccio gli smokey eyes col nero, il grigio, insomma, queste cose così. Le ho fatte in passato. Ultimamente, negli ultimi anni, molto molto meno. Poi, numero 11. Qual è il tuo prodotto cosmetico preferito in farmacia? Nessuno, perché non acquisto prodotti in farmacia di make-up. Numero 13. Qual è il tuo prodotto per il trucco più riacquistato? Ovviamente le matite per le sopracciglia, fondotinta e prodotti labbra. Questo è poco ma sicuro. Poi, numero 14. Qual è il tuo primo ricordo del trucco? Appunto, come vi dicevo prima, il mio primo ricordo, perché alla fine è stato anche il mio primo acquisto, la cipria, la famosa cipria da mercato. Adesso arriveranno anche tante critiche. Comunque, numero 15, qual è il tuo posto preferito per acquistare il trucco? Ovviamente oggi come oggi sui siti ovviamente che so che mi posso fidare, per cui vi faccio un esempio, che ne so, Makeup Revolution, oppure se voglio andare sul low cost, sull'high cost, vado su Sephora se riesco ad andare da vicino, oppure che so, se anche su Pinalli, per esempio, come sito commerciale, perché comunque Pinalli ha tanti prodotti, quindi ha anche make-up. Poi, eravamo rimaste alla numero 16. Sì, qual è il prodotto per il trucco più sottovalutato che possiedi? Nessuno, perché io cerco sempre di acquistare prodotti che magari già ho visto recensioni, quindi mi posso fidare, magari vado sul sicuro. Quindi evito di fare un acquisto compulsivo, magari che non conosco il prodotto, perché magari non mi sono documentata, non mi sono informata, cerco di evitare, per cui di solito acquisto sempre perché già ho visto recensioni, già vedo, già so il prodotto che magari mi può piacere e quindi vado a colpo sicuro. Poi. Numero 17, qual è il prodotto per il trucco più sopravvalutato che possiedi? Per ora nessuno, sinceramente, per ora nessuno. Numero 18, qual è un prodotto per il trucco fuori produzione che vorresti tornare, che vorresti che tornasse? Sicuramente, vediamo, sicuramente il rossetto che volevo prendere appunto da MAC, che non ho trovato più perché mi hanno detto che è fuori produzione, per l'appunto il Pink Plate, mi sembra che si chiami, ed è appunto un rossetto di MAC, di un rosa molto tenue, molto delicato, e sinceramente quanto ho visto che
Quando ho visto che mi hanno detto che è uscita fuori produzione, un po' ci sono rimasta, sinceramente. Speriamo che Mac ritorni sui suoi passi. Numero 19. Dove vai per trovare l'ispirazione per il trucco? Da nessuna parte. Da nessuna parte, o meglio vado nelle palette, prendo una palette, magari ho voglia di un determinato make-up, determinato colore, e vado a prendermi la palette che so che all'interno ha quei colori, e poi da lì poi mi si apre un mondo e cerco di fare del mio meglio, ecco. Numero 20. Cosa speri di vedere meno nel futuro del trucco? Forse, diciamo, meno prodotti uguali. Anche se comunque poi mi rendo conto che noi magari cerchiamo sempre la novità in determinati prodotti come le palette, che però poi alla fine riscontriamo tanti colori in altri prodotti che già abbiamo, che però troviamo sempre il motivo per acquistare quel prodotto che magari potremmo anche evitare, però diciamo, pensiamo, ma io quel colore non ce l'ho, quindi forse un po' meno colori uguali, ecco. Numero 21 ed ultima domanda, cosa speri di vedere di più nel futuro del trucco? Nel futuro del mondo del trucco io vorrei vedere più colori caldi, quindi colori come il marrone, il color e vorrei vedere più color rosa, perché comunque abbiamo bisogno di vedere anche il mondo sotto un'altra prospettiva, soprattutto in questo periodo, in questa circostanza, quindi un futuro più roseo. Quindi vorrei vedere appunto questi due colori qui. Bene, ragazze, io ho finito. Spero che vi abbia fatto un po' di compagnia con questo video. Fatemi sapere se questo video tag vi piace. Giù trovate le domande, così se lo volete fare lo potete fare. Io non taggo nessuna ragazza, non voglio mettere nessuna in difficoltà. Se lo volete fare mi fa piacere, perché comunque è un video non l'ho creato io, quindi io mi sono soltanto cimentata a farlo perché mi piacevano tantissimo le domande. Poi si parlava di make-up, per cui il mio mondo uno dei tanti miei mondi. E quindi non potevo che non farlo. Per cui io vi ringrazio ancora per avermi fatto compagnia. Vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!